Ed ecco a voi dunque la storia della birra a qualità Trentino. Siamo a Tres, presso questo stabilimento di cui è direttore Matteo Corazzolla. E innanzitutto il disciplinare, il segreto di questa produzione a marchio è che i prodotti base sono di origine territoriale. Esatto, i prodotti con i quali viene fatta questa birra sono del territorio, quindi trentini al 100%. Infatti qua abbiamo il malto, che è stato coltivato in Alta Val di Non, abbiamo il luppolo che è stato coltivato a Vervò, qua vicino a 3 km proprio dalla nostra azienda, poi abbiamo le spezie che è ginepro e achillea che vengono coltivate a Coredo e il miele che anche quello là invece viene raccolto qua proprio nel paese, quindi da un apicoltore locale, che esatto, insomma, unisce anche la passione per le api alla passione per la birra. E poi un segreto è anche l'acqua. L'acqua è importantissima per la birra, perché in base a che acqua si ha si ottiene diversi tipi di birra. Quindi noi siamo fortunati, perché ovviamente come tutto il Trentino siamo fortunati, siamo in Trentino, abbiamo un'acqua eccellente, non abbiamo bisogno di addizionare o di modificare l'acqua, usiamo l'acqua semplicemente che ci entra nello stabilimento e produciamo una birra adatta all'acqua che... Che acqua ci vuole, Matteo? Ma tendenzialmente servono acque non troppo dure, ma non neanche troppo poco dure, con buoni contenuti di calcio e magnesio. E prive assolutamente di cloro o altri minerali che possono disturbare la produzione della birra, in quanto darebbero degli off flavor, insomma. E noi adesso andiamo a conoscere un giovane artigiano della birra che è Davide, e quindi entriamo nella produzione. E conosciamo anche Davide. Ciao Davide, qui vediamo la prima fase della produzione della birra. Esatto, questa è la prima fase della produzione della birra, in cui l'acqua viene miscelata al malto, malto che viene macinato, e questa fase è molto importante perché l'orzo maltato contiene amido, e qua attraversando alcune degli step di temperatura e tempo, l'amido viene trasformato in zuccheri fermentescibili, che quindi durante la fermentazione alcolica ci danno l'alcol prima di tutto e anche degli aromi particolari che vanno a caratterizzare appunto la nostra birra. E qui veniamo alla fase 2, dove il malto e l'acqua vengono filtrati. Esattamente, qua vengono separati appunto il nostro mosto di birra dalle trebbie, quindi dall'orzo che è esausto, perché noi abbiamo estratto tutto lo zucchero presente nel prodotto. E Davide, in questo tino avviene la fase 3 della cottura. Esatto, questa è l'ultima fase della in sala cottura, che è la bollitura e whirlpool. Questa fase viene aggiunto il luppolo da amaro e le spezie, o comunque dipende dalla birra che si produce, comunque qua viene la fase finale. E come prosegue la fase di produzione e di maturazione del prodotto? Allora, praticamente qua il prodotto è mosto ancora, viene raffreddato in cisterna e poi aggiunti lieviti per fare la fermentazione alcolica. E noi torniamo da Matteo in cantina per vedere come prosegue in quel caso la maturazione e l'imbottigliamento del prodotto. Grazie Davide, arrivederci. Abbiamo dunque visto la fermentazione, che dura fino a quanti giorni? 5-6? 5-6 giorni, dipende da se è una fermentazione, un'alta fermentazione o una bassa fermentazione. E qui siamo nella cantina di maturazione. Beh, intanto sentiamo anche il freddo. Eh sì, qua la cantina è a 0 gradi, è climatizzata, abbiamo i serbatoi orizzontali per avere una buona decantazione della birra senza incidere sulla qualità del prodotto, e la temperatura aiuta la sedimentazione della parte solida. Il prodotto quanto sta in maturazione? Ma in maturazione anche lì dipende dallo stile, dalla birra, dalla ricetta. Può andare dai 30 ai 50 giorni, dai 30 ai 50 giorni di maturazione. Noi stiamo vedendo qui alle nostre spalle la botte della birra Cherubina, questo è il nome della birra a qualità Trentino. Possiamo spinarla anche per fare un po' il punto della situazione sulla maturazione. Vediamo la birra appena spinata, quanto tempo è stata in botte questa? Questa è stata già sicuramente una trentina di giorni.
Sì. E questo si capisce dal colore? Sì, si capisce dal colore, si capisce da che è abbastanza limpida, infatti se togliamo, esatto, è limpida la birra e ha raggiunto praticamente la maturazione, quindi può essere imbottigliata. Noi, Matteo, siamo pronti per la degustazione, quindi saliamo al piano di sopra e conosciamo da vicino la birra Cherubina. E qui, Matteo, ne approfittiamo per una breve lezione su come si degusta la birra. Ma la birra sicuramente prima cosa si controlla la schiuma, quindi si controlla com'è, se è compatta, se non è compatta, quanto dura. Poi sicuramente si va a controllare il colore, quindi il colore e la torbidità, volendo, no? Quindi controlliamo il colore. Questa è una birra, questa è la nostra Cherubina, è una birra proprio rossa con dei riflessi di rubino. Quindi ecco, la schiuma è buona, insomma è spannosa, e poi ovviamente si va a sentire quelli che sono i profumi della birra. Profumi. Ho parlato di miele anche, no? Esatto, qui si sente bene i profumi di bosco. A me questa birra piace sempre dire che ha il profumo di bosco. Infatti spicca bene l'achillea, il ginepro, il miele si sente appena appena al naso e poi ovviamente si va a assaggiare. E ci sorprende all'assaggio la morbidezza, un carattere diciamo malleabile, rotondo. Certo, è una birra appunto rotonda, è proprio un termine perfetto per questa birra. Non è una birra troppo amara, anzi è delicata, è una birra delicata nonostante il fatto che abbia dentro parecchie spezie e sia comunque abbastanza luppolata, cioè non è che non c'è luppolo, ce n'è, però è morbido, è una birra delicata. La birra e la cucina, un binomio sempre più presente. Certo, ma è tipico cucinare con la birra. No, noi nel ristorante proponiamo spesso il pollo con la birra, col sidro, oppure anche altri piatti nei quali viene utilizzata la birra come ingrediente di cottura proprio.